Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, dobbiamo tornare a parlare di una cosa molto importante perché ieri sera è arrivato un comunicato ufficiale da parte della Juventus. Ok, è un comunicato che sinceramente mi ha fatto molto piacere ed è un comunicato che, diciamo, i tifosi hanno accolto bene, devo dire la verità, la maggior parte, tranne gli ossessionati, però voglio dire, quelli fanno la famiglia a parte, sono una cosa a parte, ma i tifosi della Juve hanno accolto bene. È arrivato il sereno, la pace fra Allegri e la Juventus. Il comunicato della Juventus ieri sera è stato abbastanza diretto. Noi lo analizziamo all'interno di questo video perché dobbiamo andare a svelare alcune cose che sono accadute. Il comunicato è breve, ma noi insomma ci adoperiamo per cercare di comprenderlo e sveliamo anche altre cose che sono state lasciate dietro e che dobbiamo assolutamente dire. Prima di iniziare, tre cose molto semplici: iscrizione, solito like, solita campanellina, sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi ovviamente non attivate la solita campanellina delle notifiche, io vi ricordo che ovviamente non vi arrivano mai i video. Quindi mi raccomando, ragazzi, questa è una cosa veramente molto molto importante. Vi ricordo che se voi non fate questa cosa è un casino perché non vi arriva niente. Se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Allora, nel comunicato Juventus si dice che si è raggiunto un accordo con Allegri. Questo accordo con Allegri è stato raggiunto dopo settimane di guerra interna. A dir la verità, io credo che i giornali ci abbiano un po' ricamato sopra. Cioè, io fino a 2 giorni fa sentivo, e infatti non ho dedicato nessun video alla vicenda perché sapevo che erano tutte cavolate, sentivo che Allegri doveva, che la Juve avrebbe fatto causa, che Allegri avrebbe fatto causa, che ci sarebbe stata la guerra fra le due parti. Io non sapevo niente di tutto ciò, perciò non ne ho parlato sul canale, non ho fatto nessun video sul canale, proprio automaticamente perché sapevo che erano castronerie. Punto. I fatti erano questi: Allegri aveva un anno di contratto residuo alla Juventus, va bene? Per pagare lui e tutto il suo staff servivano 20 milioni. Cioè, la Juve voleva praticamente, per pagare Allegri avrebbe dovuto tirar fuori 20 milioni di euro, non solo per Allegri, ma anche per le persone che lavoravano nel suo staff, sapete, ci sono più dipendenti e cose varie. In totale erano 20 milioni, va bene? Ora, inizialmente la stampa ci ha detto: ma sono 20 milioni, ma in realtà l'Allegri ne vuole di più. No, Allegri ne vuole 14. No, però la Juve, allora la Juve vuole fare licenziamento per giusta causa. Questa è l'unica cosa vera che è stata scritta negli ultimi tempi, che la Juve avrebbe voluto fare licenziamento per giusta causa. Perché? Perché se la Juve avesse fatto e avesse, se fosse riuscita a fare licenziamento per giusta causa, la situazione legale sarebbe stata molto più semplice. La Juve non avrebbe dovuto pagare letteralmente niente. Quando la Juventus si è recata dai propri avvocati e ha chiesto di fare il licenziamento per giusta causa, gli avvocati della Juve hanno comunicato alla società che non c'erano gli estremi per il licenziamento per giusta causa. Quindi tu o pagavi Allegri totalmente, e sarebbe stato un problema perché, raga, 20 milioni sono tanti, diciamoci la verità, oppure trovavi un accordo con Allegri. Quando la Juventus e Allegri si sono riavvicinate, giustamente, la Juventus ha fatto un passo in avanti, Allegri ha fatto un altro passo in avanti, si è trovato un accordo. Allegri ha rinunciato a una bella parte di soldi perché lui verrà pagato 4 milioni e il suo staff altri, comunque non si arriva nemmeno a 10, quindi i soldi che tirerà fuori la Juve sono veramente pochissimi. Allegri 4 e lo staff pochissimi milioni, quindi si è arrivati ad un accordo consensuale perché comunque entrambi, secondo me, si sono dimostrate persone un pochino più corsale, insomma, un pochino persino un pochino più razionali, sia dalla parte della Juve che dalla parte d'Allegri, perché Allegri sa che ha sbagliato in alcuni atteggiamenti che ha avuto, ha sbagliato nell'avere quelle reazioni a bordo campo che secondo me sono state esagerate, comunque sono chiare, si è reso conto di questo e quindi di conseguenza fa un passo indietro, in questo caso prima va poi indietro, e dice: vabbè, però troviamo un accordo, non è che mi devi pagare tutto lo stipendio, ci mancherebbe, anche perché ho sbagliato pure io. Dalla parte della Juve, inizialmente, no, lo licenziamo per giusta causa, così non gli diamo un euro. Andato dall'avvocato, capito che gli avvocati non avrebbero potuto licenziare l'allenatore per giusta causa, giustamente gli avvocati hanno detto: ma sai, non è possibile fare licenziamento, qui c'è l'esonero, non c'è licenziamento.
Quindi di conseguenza dobbiamo per forza trovare un accordo. Da una parte e dall'altra si è trovato questo accordo. E finalmente finita questa polemica inutile che negli ultimi giorni ho visto. Gente che ha attaccato la squadra, gente che ha attaccato quell'altro. Mi sono già rotto le scatole. Quindi, francamente parlando, è una situazione che mi ha irritato. Poi, onestamente, io ho sempre detto che i problemi non erano fra Allegri e Elkan. Sono sempre stato il primo a dirvelo. Infatti, se voi vedete anche gli ultimi incontri che ci sono stati fra Allegri ed Elkan, è tutto sereno. Il problema non sta fra Allegri ed Elkan, il problema sta fra Allegri e Giuntoli. Perché la decisione dell'esonero di Allegri, sempre detto su questo canale dal primo giorno, è stata presa da Giuntoli. Elkan è semplicemente una persona che fa lavorare Giuntoli. Giuntoli è il responsabile dell'area sportiva. Elkan con l'area sportiva in questo momento non c'entra niente. Poi è logico che lui valuterà. Nel senso, si va come posso spiegare, ad avere un incontro su queste cose, ma il rapporto fra Elkan e Allegri non è compromesso, non è rovinato, non hanno litigato, ve l'ho sempre detto e l'avete visto negli ultimi giorni. E a dimostrazione è anche questo, che l'accordo fra la proprietà Juve e l'allenatore è arrivato ed è un accordo che fa felici tutti, perché la Juve evita di pagare cifre abominevoli. Voglio dire, visto che qualcosa deve pagare, perché purtroppo gli avvocati hanno detto qualcosa glielo devi dare, perché c'è un contratto e quindi glielo devi dare. La Juve non paga tutti i soldi che aveva, che c'erano sul contratto. Allegri non rinuncia a una bella parte di soldi, ma qualcosa la prende, perché comunque prende, praticamente prende la quinta parte di quello che avrebbe dovuto prendere, perché in generale tutto lo staff prende nemmeno la metà in generale. E tutti contenti, basta, si va avanti nella vita, capito? La Juventus proseguirà con l'altro allenatore, Allegri si dedicherà a quello che vuole dedicarsi, basta, tutto qua. Io il mio pensiero su Allegri l'ho già espresso una moltitudine di volte, cioè ho sempre detto, io tifo Juventus, non mi interessa chi è l'allenatore della Juve, io lo tifo, a prescindere. Poi posso avere una mia opinione sull'allenatore, nel dire mi piace, no, posso fare quello che, posso dire quello che penso. Però io non ho mai giustificato l'odio nei confronti di questo allenatore, che comunque, raga, uno può piacere come gioca, ti può piacere come non gioca, a me non mi interessa, comunque rimane un allenatore tra i più vincenti della nostra storia. Punto. Non c'è altro. Poi il resto sono chiacchiere che se ne portano via. Sono chiacchiere, l'ho sempre detto e lo continuerò a dire sempre. È stato trovato l'accordo? Punto. Nessuno di noi si aspettava che la Juventus vincesse totalmente, io l'ho sempre detto, e nessuno di noi si aspettasse che Allegri vincesse totalmente, perché Allegri non ce l'avrebbe mai fatta a vincere totalmente. Quindi questo scontro, questa cosa, non c'era, perciò io non ho parlato, perché tanto l'accordo già era nell'aria, cioè si sapeva, era chiara, capito che discorso? Quando le persone si sono volute bene per tanto tempo, ecco, diciamo, mettiamolo su questo lato, quando le persone si sono... sono stato a contatto per tanto tempo. Un accordo poi più amichevole si trova, capito? Io non devo pagarti tutto quello che ti devo pagare, che sono 20 milioni, che sono troppi, nel senso che sarebbe stato un enorme problema pagare 20 milioni a tutto lo staff. Sarebbe stato un problema. Qualcosa glielo devi dare, perché comunque se non glielo dai, vai contro legge, quindi glielo devi dare. Lui dice: ok, io non vado contro la Juve, non faccio nessun tipo di ricorso, perché comunque tanto l'avrebbe perso, perché anche se avesse, io non credo che lui avesse, non credo che lui avesse intenzione, perché poi la stampa ci gioca sopra, però anche se avesse voluto avrebbe perso. Dice: allora facciamo una cosa, tu decidi di pagare, io allora faccio anch'io un piccolo sacrificio, invece di 20 milioni per tutto lo staff non me ne dai nemmeno la metà, me ne dai meno della metà, e si trova un accordo. Tutto qua, perché comunque si è sbagliato da una parte e dall'altra, appunto. La Lega ha sbagliato, eppure la Juve ha sbagliato, anche con Allegri. Appunto, sono stati fatti errori da una parte e dall'altra, quindi va bene che poi ci si lascia bene, capito qual è il discorso? Meglio non andare a fare un'altra causa con questo, poi vuole i soldi, quell'altro che non lo vuole pagare, lascia perdere, capito qual è il discorso? È stata sottolineata questa cosa, siamo riusciti, nel senso abbiamo cercato di trovare un accordo, stop, capito qual è il discorso? Stop. Cioè, è un discorso di una semplicità aberrante, capito? Capito il punto? È il discorso di una semplicità aberrante. Quindi voglio conoscere un pochino le vostre idee, i vostri commenti quali sono. Voglio sapere cosa ne pensate voi. E
Voglio sapere qual è la vostra opinione a proposito di questa cosa. Va bene, ragazzi, fatemi sapere un pochino nei commenti che ne pensate.